Al comando Odette Leoni e Gemma Canobbio, Odette Leoni della ciclistica Dro e Gemma Canobbio del Villongo, Trentino e Lombardia per quel che riguarda questa finale, stanno per entrare nello stadio. Eccole signore e signori, eccole! E il gran finale, la prima conclusione dell'edizione numero 23 della Coppetta d'Oro. Le due battistrada, Odette Leoni e Gemma Canobbio, ma comincia a distanziarsi la prima e la seconda posizione. Stiamo per incoronare la prima principina di Borgo Valsugana 2019, quindi facciamo scattare l'applauso lungo pubblico di Borgo, facciamoci sentire. Su, su, su Borgo! Vince! La gara della Giro femminile, Odette Leoni, ciclistica Dro, second place, Gemma Canobbio, Villongo, la volata per la terza piazza, terza posizione per la dorsale 13, Ginevra Clemente. Ed è come da tradizione, andiamo subito a cercare di recuperare la prima vincitrice. Ed è quindi Trentina, la principessina delle G1, 7 anni da compiere, se non l'hanno già fatto, da compiere nel corso di quest'anno. Noi naturalmente attendiamo Odette Leoni qui alla zona del traguardo, perché come consuetudine, come tradizione, c'è l'intervista da effettuare per tutti i vincitori e le vincitrici, quindi attendiamo la prima vincitrice di giornata qui alla zona arrivo. Sei contenta? Ce lo fai vedere un sorriso? Sì, sono. Aspetta, fai vedere il tuo sorriso a quella telecamera là. Sei contenta allora? Sì. Quante volte hai vinto quest'anno? Cosa? Quante volte hai vinto quest'anno? Tante, ok. Dimmi una cosa, sei contenta che riprende la scuola? Un po'. Cos'è che ti piace di più a scuola? Giocare con gli amici. Mi piace. Cambio domanda allora. Qual è la materia che ti piace di più a scuola? Matematica. Oh, brava. E oggi hai vinto la coppetta. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Cosa? A chi la vuoi dedicare questa vittoria? A me. A te, a nessun altro. Sai che quando si fanno delle dediche speciali si ricevono anche dei regali poi, eh? Quindi fatti furba, mi raccomando, dai, fatti furba. Anche a quelli del drone. Va bene, fatele un applauso.